Siamo ad Alpago, queste magnifiche Dolomiti che abbracciano il lago, bellissimo. Oggi è anche la penultima tappa, gli ultimi chilometri, ahimè. Scaleremo il Monte Grappa fino a Bassano e per concludere domani a Roma. Andiamo. Ciao, mi chiamo Diego Gastaldi, sono un viaggiatore e documentarista. Quest'anno ho deciso di seguire il Giro d'Italia per scoprire le bellezze del bel paese e del Made in Italy. Seguitemi. Ciao Enrico. Ciao Diego, come stai? Bene, bene. Appena ho fatto la ciclabile qua, bellissima, davanti al lago, mi sono bagnato, purtroppo la giornata, però veramente bello. Bene, bene, beh, sai che qui passa la Venezia Monaco, quindi non puoi che divertirti. Qui percorsi ne abbiamo diversi, abbiamo questo qui vicino al lago che parte da Cadore, scende e arrivi fino a Vittorio Veneto attraverso la ciclabile, però poi abbiamo la Piana del Cansiglio, il Colle del Nevegal. Ciclabili ne abbiamo per famiglie, per esperti, per meno esperti, abbiamo un po' di tutto. Poi il lago di Santa Croce è il fiore all'occhiello dell'Alpago, della conca, della provincia di Belluno. Abbiamo in estate windsurf, kitesurf, in inverno abbiamo delle montagne splendide per lo sci e alpinismo. Abbiamo l'arrampicata nelle pareti naturali del magnifico Alpago, tante altre iniziative qui puoi sicuramente vedere. Io ti ringrazio Enrico, continuo il mio giro. Diego, in bocca al lupo, buon giro e ci vediamo presto. Ciao Enrico. Ciao. Ciao Daniela. Ciao Diego. Ciao, benvenuto a Villa Angarano Bianchi Michiel. Grazie, bellissima. Che cos'è questa villa? La villa fa parte del circolo delle 24 ville del Palladio, nella provincia di Vicenza. La particolarità di questa villa, che è una villa agricola legata al territorio e alle tradizioni, dove viene anche prodotto il vino, come Palladio già menzionava nel secondo libro dei suoi 4 libri di architettura. E questi vini poi vengono stipati nella barricaia che abbiamo nella corte agricola. Di che anno è questa villa? Del 1548 viene progettata la villa, poi vengono erette le barchesse. Una volta erano rimesse per le barche, oggigiorno sono magazzini e luoghi di lavoro. Non ho capito perché qua si tenevano delle barche. Perché abbiamo il Brenta qua vicino. Da qua si partiva con la barca per andare a Venezia. Adesso sono diventate dei luoghi di lavoro o di magazzinaggio. E quindi alla fine ancora oggi è in funzione, è un'azienda agricola a tutti gli effetti. Certo, è un'azienda agricola a tutti gli effetti. Abbiamo qua le vigne che producono il vino rosso, il Merlot e il Cabernet. Dentro nel parco abbiamo le vigne per il vino bianco, lo Chardonnay e il Vespaiolo. Il ponte vecchio sul Brenta è il simbolo della città di Bassano del Grappa. È un ponte coperto in legno tra i più caratteristici d'Italia. Costruito a inizi del 1200, viene distrutto da una piena del Brenta e riedificato a metà del 1500 su progetto di Andrea Palladio, che introduce notevoli modifiche strutturali, come i piloni posizionati nella direzione delle acque. Per la sua posizione strategica favorevole lungo il fiume Brenta, dominato dall'alto dal castello degli Ezzellini, a lungo signori della città, Bassano è stata storicamente crocevia delle vie del commercio tra pianura, valli e Alpi Venete. Il Ponte Vecchio, detto anche Ponte degli Alpini, è dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati, in particolare i reparti degli Alpini, che lo attraversarono durante la Prima Guerra Mondiale per andare a combattere sulle Alpi. Anche per questo, la città di Bassano del Grappa è considerata ufficialmente la capitale mondiale degli Alpini. E
Ed eccoci alla fine di questa penultima tappa. Siamo a Bassano del Grappa, patria degli alpini. Questo è il Ponte Vecchio a loro dedicato. E siamo quasi alla fine di questo lungo, bellissimo, impegnativo viaggio che ci ha portato per tutta Italia. Ci vediamo domani a Roma. Ciao!